Bene, buonasera, allora di nuovo benvenuti al primo di 5 incontri sulla normativa antiriciclaggio. Insomma, in questi 5 webinar verranno trattati tanti argomenti, insomma, dal riciclaggio penale, amministrativo, le procedure indicate dal decreto legislativo 231 del 2007, le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, le responsabilità penali a carico dei soggetti obbligati, in particolare dei professionisti del ramo giuridico contabile. La circolazione transfrontaliera di valuta. Ecco, Greta vi ha già indicato il fatto che ci saranno 2 domandine. Quando sarà il momento, la slide me lo indica, avete 2 minuti di tempo, insomma, sono 2 domandine abbastanza abbordabili. Io direi di cominciare. Volevo iniziare questo primo incontro proponendovi questa slide e facendovi vedere questi numeri alquanto strabilianti, perché oggi il fenomeno del riciclaggio, che è un fenomeno a carattere transnazionale, presenta questi numeri abnormi. E considerate il fatto che sono numeri aleatori, sono stime, perché non ci sono dati oggettivi per poter quantificare questo fenomeno. In buona sostanza, comunque, il Fondo Monetario Internazionale, secondo il Fondo Monetario Internazionale, il riciclaggio oscilla fra il 3 e il 5% del PIL mondiale e solo in Italia, pensate, produce 410 milioni di euro al giorno. Secondo le stime di Banca Italia, rappresenta più del 10% del PIL, quindi oscilla fra i 150 e i 160 miliardi di euro, con una divisione del mercato che vede in cima all'istogramma della redditività il narcotraffico, le estorsioni, lo sfruttamento della prostituzione e la contraffazione. Secondo invece la stima del MEF, nel rapporto di valutazione reciproca, quindi nel Mutual Valuation Report, che è stato redatto nel 2015 dal gruppo di azione finanziaria internazionale, di cui poi parleremo più avanti nel corso di questo incontro, i reati che generano maggiormente i proventi sono riferibili all'evasione fiscale, al narcotraffico e all'usura per un 15%, e il restante 10% comprende la corruzione, la frode, la contraffazione, la criminalità ambientale, i furti, le rapine, contrabbando, estorsione e gioco illegale. Ora, capite bene, intanto voglio aprire una piccola parentesi: affinché ci sia, esiste il reato di riciclaggio, a monte ci deve essere un reato che viene definito reato presupposto o reato base o anche delitto fonte, cioè il denaro è il reato, scusate, dal quale si originano i proventi illeciti. Ora, considerando questi numeri, viene logico pensare che l'attività repressiva dell'autorità giudiziaria ad oggi è poco incisiva, perché se si reprimessero a dovere i reati presupposto non ci sarebbe riciclaggio. Una considerazione mia comunque. Vediamo cosa si intende per riciclaggio. Riciclaggio si intende la riutilizzazione dei proventi di attività illecite in attività legali, con lo scopo di occultarne la provenienza delittuosa. Come si verifica questo? Ponendo in essere una serie di operazioni che mirano ad ostacolare la ricostruzione a ritroso delle tracce documentali, la cosiddetta pista di carta, che gli anglosassoni chiamano la paper trail. Quindi lo scopo è l'occultamento. Dal punto di vista penale, le attività lecite nelle quali vengono poi effettuati gli investimenti illeciti non sono sanzionabili a meno che non venga riscontrato un legame con i reati precedentemente commessi. C'è anche una definizione che a me piace, data dal professor Masciandaro sull'operazione di riciclaggio. Lui sostiene che si ha un'operazione di riciclaggio tutte le volte che un flusso di potere d'acquisto potenziale viene trasformato in potere d'acquisto effettivo. Questo perché? Perché il potere d'acquisto potenziale non è direttamente utilizzabile perché è frutto di un'attività illegale di accumulazione e quindi deve essere trasformato. In Italia abbiamo un doppio binario normativo, e cioè un riciclaggio di matrice penalistica attraverso cui l'autorità giudiziaria esercita un'attività repressiva. Sono 3 fattispecie previste dal codice penale, quindi riciclaggio, impiego e autoriciclaggio. È un riciclaggio cosiddetto amministrativo, proprio perché è improntato di una matrice amministrativa regolamentare attraverso cui viene esercitata un'attività di tipo preventivo, disciplinato dal decreto legislativo 231 del 2007, che è il caposaldo della normativa antiriciclaggio in Italia, e che al proprio interno contiene anche la prevenzione
al finanziamento del terrorismo, che è disciplinato dal decreto legislativo 109 del 2007. Adesso cominciamo ad analizzare il riciclaggio dal punto di vista penale. L'evoluzione normativa comincia nel 1978 con la legge 191. All'epoca veniva punita la sostituzione di denaro di valori provenienti soltanto da tre fattispecie penali: rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persone a scopo di estorsione. Considerate che erano gli anni in cui l'Italia era interessata dai sequestri di persone. Nel 1990, invece, con la legge 55, viene definita la fattispecie di riciclaggio. Tra i reati presupposto viene inserito anche la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'oggetto materiale passa dalla sostituzione di denaro valori, quindi dal denaro i valori al denaro bene o altre utilità, e viene introdotto l'articolo 648 ter, cioè il reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche o finanziarie. Infine si arriva al 1993 con la legge 328 a ratifica della Convenzione di Strasburgo, dove si perviene all'attuale formulazione dei delitti di riciclaggio e di impiego. E il novero dei reati presupposto viene allargato a tutti i delitti non colposi per il riciclaggio e a tutti i delitti per l'impiego. Questa è stata sicuramente una disattenzione del legislatore, una distrazione, perché non mi viene da pensare a un delitto colposo come da un delitto colposo possano essere impiegati i proventi illeciti. Comunque, questa è l'evoluzione normativa a livello penale. Io, prima di passare alle definizioni, quindi prima di considerare le tre fattispecie penali, quindi riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, questa nuova figura, diciamo che l'esperienza giudiziaria ha permesso nel corso di questi anni di identificare tre fasi distinte del riciclaggio: una fase di collocamento, una fase di stratificazione e una fase di integrazione. Nella fase di collocamento si ha l'introduzione dei proventi illeciti nel sistema, nel circuito e nel sistema dei pagamenti. Nella fase successiva, la fase di stratificazione, si ha la movimentazione dei capitali attraverso operazioni che hanno lo scopo di impedire il collegamento con l'origine delittuosa di questi proventi. Con l'integrazione, gli investimenti, cioè i capitali, una volta ripuliti, vengono immessi nell'economia legale. Capite bene che a questo punto si crea una simmetria finanziaria, perché il mercato legale viene inquinato da questi flussi finanziari, da questi flussi illeciti, e quindi si lede l'ordine economico, la capacità imprenditoriale, il principio di libera concorrenza. Naturalmente queste tre fasi che vi ho detto, collocamento, stratificazione e integrazione, quindi questa tripartizione è valida sotto il profilo logico-funzionale, ma nella realtà è difficile trovare una linea di demarcazione perché i tre momenti spesso coincidono. Passiamo alle definizioni di riciclaggio intanto. Io leggo e poi le analizziamo insieme. Allora, intanto l'articolo 648 bis ci dice: fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, eccetera, eccetera. Allora, intanto diciamo che c'è una clausola ben precisa: fuori dai casi di concorso nel reato. Cosa significa? Che la punibilità è a carico del soggetto che non ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto, il reato base. Quindi deve essere un terzo soggetto. Quali sono le azioni? Sostituzione, trasferimento o altre operazioni. Nella fase di sostituzione, quindi in questa categoria, il bene viene sostituito con un bene equivalente. Quindi pensiamo alla sostituzione di banconote, al cambio di valute, al versamento in banca col successivo prelevamento, all'investimento in titoli statali, azioni o beni di lusso, gioielli. Nell'azione di trasferimento invece si ha una trasmigrazione della proprietà, sia in senso fisico, quindi da un soggetto a un altro, sia in senso materiale, quindi da un luogo a un altro, e anche in senso giuridico. Quindi il trasferimento di titoli o immobili, operazioni di bonifico, altre operazioni di telematiche per spostare flussi finanziari.
Altre operazioni, questa categoria comprende condotte che sono lasciate all'individuazione della giurisprudenza. Cosa può essere trasferito o sostituito? Il denaro, i beni, quindi qualsiasi cosa che abbia un valore economico e altre utilità. Fra le altre utilità è sicuramente ricompreso, ad esempio, un risparmio di imposta illecito. La pena è aumentata naturalmente quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, è diminuita se il reato presupposto prevede una punibilità non superiore a 5 anni, e queste disposizioni si applicano anche quando l'autore del reato presupposto non è imputabile, non è punibile o quando manca una condizione di procedibilità. Tra l'altro, ormai per giurisprudenza consolidata non si richiede né l'accertamento giudiziale né tantomeno l'esatta individuazione del reato presupposto, perché ci dice la Cassazione che il reato presupposto deve essere almeno astrattamente configurabile alla luce degli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo una certa logica. Passando alla successiva fattispecie, che è l'articolo 648 ter, l'impiego, ecco che abbiamo in questo caso un elemento specializzante rispetto al riciclaggio. Apro una piccola parentesi. I reati di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio si dice che stanno tra di loro in un rapporto di specialità. Perché il riciclaggio, ad esempio, rispetto alla ricettazione, dove si ricava un profitto perso per altri, il riciclaggio contiene l'elemento specializzante che è l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa. L'impiego rispetto al riciclaggio contiene quale elemento specializzante? Appunto l'impiego in attività economico-finanziarie, del denaro, del bene o delle altre utilità, mentre l'autoriciclaggio contiene l'elemento specializzante che è la punibilità di chi ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto. Quindi diciamo che per l'impiego le ipotesi sono uguali a quelle del riciclaggio, ma il denaro, i beni o le altre utilità devono essere impiegati in attività economiche o finanziarie. Passando all'autoriciclaggio, questa è una fattispecie nuova in vigore dal 1 gennaio 2015, con la legge di stabilità 186 del 2014 che aveva consentito la regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all'estero, la cosiddetta voluntary disclosure. L'autoriciclaggio, diciamo, ha avuto un percorso lungo, un iter lungo e travagliato, tant'è vero che già nel 2004 il Consiglio dei Ministri aveva proposto di eliminare dagli altri due articoli del codice penale la dicitura fuori dai casi di concorso nel reato, ma non è andata a buon fine. Si è pervenuti a questo 648 ter 1, che è un misto, è un ibrido fra le reati di riciclaggio e di impiego, e prevede appunto la punibilità di chi ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto. Qui apro anche di nuovo una piccola parentesi. Attenzione, perché il terzo soggetto che concorre nella condotta autoriciclatoria risponderà sempre di riciclaggio e non di concorso nell'autoriciclaggio. Questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione. Se volete, in rete si trova un bel documento che riassume i primi 4 anni di autoriciclaggio con le sentenze della Cassazione. Si intitola proprio i primi 4 anni di autoriciclaggio. Vediamo nel dettaglio la fattispecie del 648 ter 1. Quindi le azioni sono l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Quindi diciamo attività economiche, cioè attività dirette alla produzione di beni e servizi, attività finanziarie, quindi concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento, attività imprenditoriali, quindi l'attività professionale di un'attività economica, e tra le attività speculative rientrano anche gli investimenti non professionali. In modo da ostacolare concretamente, ecco che è stato inserito questo avverbio dove il legislatore ha voluto che le condotte autoriciclatorie siano altamente decettive. Si ha poi una diminuzione della pena se il reato presupposto, anche in questo caso, è punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, e poi c'è una clausola di non punibilità, cioè quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione, al godimento personale, esclusa la punibilità per autoriciclaggio. Questo perché il legislatore
l'intento del legislatore per colmare questa lacuna normativa, che tra l'altro ci aveva anche censurato il Fondo Monetario Internazionale, l'intento del legislatore è proprio quello di impedire l'immissione di capitali illeciti nell'economia legale. Quindi quando questi proventi rimangono cristallizzati nella sfera, nel patrimonio del soggetto che ha commesso o concorso a commettere un reato presupposto, quest'ultimo non è punibile di autoriciclaggio. Naturalmente la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale, ed è diminuita per chi si adopera per assicurare le prove del reato, per fare individuare i beni, il denaro e le altre utilità provenienti dal delitto. Ora, possono essere riciclati i beni mobili o immobili, materiali o immateriali, che possono derivare dal prodotto, dal profitto o dal prezzo del reato. Il prodotto è ciò che deriva dal reato presupposto, quindi può essere la merce contraffatta, l'assegno falsificato, abusi di mercato. Il profitto è ciò che si guadagna dalla commissione del reato presupposto, quindi può essere un risparmio di imposta illecito, oppure l'utile netto conseguito in seguito a un contratto di appalto concluso in seguito a corruzione. Il prezzo invece è ciò che viene pagato ad un soggetto affinché commetta il reato presupposto, quindi ad esempio una tangente. Visti gli aspetti penali, passiamo al riciclaggio amministrativo, quello che diciamo ci interessa durante il corso di questi webinar. Anche in questo caso l'evoluzione normativa parte dal 1991 con la famosa legge 197 di recepimento della prima direttiva. In quella legge disponeva degli obblighi soltanto a carico degli enti creditizi e finanziari. Nel 2004, con il decreto legislativo 56, la normativa viene estesa anche ai soggetti non finanziari, in particolare ai professionisti del ramo giuridico contabile. Si arriva poi al 2007 con l'impianto normativo del decreto legislativo 231 di recepimento della terza direttiva. Ecco che abbiamo il decreto relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel luglio del 2017, con il decreto legislativo 90, il decreto 231 è stato profondamente modificato. Poi ci saranno altre due slide per la quarta e la quinta direttiva. Comunque, a grandi linee, sono stati aboliti gli obblighi di registrazione. Le modifiche hanno riguardato le persone politicamente esposte, il registro dei titolari effettivi e il sistema sanzionatorio. Nel 2019, a novembre, il decreto legislativo 125 ha recepito una quinta direttiva antiriciclaggio. Quindi è stato ampliato il numero dei soggetti obbligati, sono state indicate ulteriori ipotesi, ulteriori fattispecie per le quali eseguire un'adeguata verifica in modalità rafforzata. Sono stati ampliati i poteri della Guardia di Finanza ed è stata permessa l'accessibilità, quando verrà istituito, perché siamo in attesa del registro telematico dei titolari effettivi, a qualsiasi soggetto. Prima della quinta direttiva l'accesso era riservato soltanto ai portatori di interessi legittimi. La sesta direttiva doveva essere recepita entro il 3 dicembre 2020, non è stata ancora recepita si propone di contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, quindi uniformare tutti gli stati membri, quindi rendere uniforme un registro dei reati presupposto, dove viene prevista anche le fattispecie di criminalità organizzata, criminalità informatica, pardon, e ambientale. Queste sono le definizioni che ci dà il decreto legislativo 231 per riciclaggio. Sono queste che dobbiamo tenere in considerazione quando si eseguono le procedure previste dal decreto, sia le procedure relative agli obblighi di collaborazione passiva, quindi valutazione del rischio, adeguata verifica, conservazione, sia per quanto riguarda gli obblighi di collaborazione attiva, quindi l'inoltro della segnalazione per operazioni sospette. Questa definizione, diciamo, è più ampia rispetto a quella che prevede il codice penale, perché se vedete al punto 3, acquisto, detenzione e utilizzazione, siamo nella sfera della ricettazione, fattispecie che il codice penale esclude dall'ambito del riciclaggio. Quindi per riciclaggio, ai sensi del 231, si intende la conversione o il trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa, con lo scopo sempre di occultare o dissimulare l'origine illecita, l'occultamento o la dissimulazione
della natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, della proprietà, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni, l'abbiamo detto, e la partecipazione a uno degli atti sopra elencati, l'associazione, il tentativo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo. Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, il decreto legislativo 109 del 2007 ci dice che qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche che poi verranno impiegate con finalità di terrorismo. Le categorie di soggetti obbligati. Oggi ci sono 5 macro aree che sono soggette alla disciplina antiriciclaggio. Abbiamo gli intermediari di primo livello, quindi bancari e finanziari, altri operatori finanziari, i professionisti del ramo giuridico contabile, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco. Naturalmente tra gli intermediari bancari e finanziari troviamo le banche, le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione, gli agenti di cambio, gli intermediari iscritti al 106 del testo unico bancario, cassa depositi e prestiti, imprese assicurative, intermediari assicurativi, soggetti che erano il microcredito, i confidi e le società fiduciarie dinamiche, cioè quelle iscritte al 106 del TUB. Tra gli altri operatori finanziari, le società fiduciarie statiche, quindi quelle disciplinate dalla legge 1966 del 39, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e coloro i quali esercitano un'attività di cambio valute. Tra i professionisti troviamo i commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, coloro i quali esercitano professionalmente un'attività in materia di contabilità e tributi, notai, avvocati, consulenti del lavoro, revisori legali, società di revisione. Ora, i notai e gli avvocati, diciamo, sono soggetti alla normativa antiriciclaggio solo quando svolgono e seguono un'operazione di natura finanziaria o immobiliare, oppure quando assistono i propri clienti nella predisposizione di atti riguardanti il trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro, di strumenti finanziari, l'apertura o la gestione di conti correnti, libretti di deposito, conti di titoli, oppure prestazioni riguardanti l'organizzazione degli apporti per la costituzione o la gestione di la società, anche l'amministrazione, oppure per la costituzione, la gestione, l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Altri operatori non finanziari, insomma, sono stati chiamati diversi soggetti obbligati, i prestatori di servizi relativi a società e trust, coloro i quali commerciano cose antiche, opere d'arte, quindi le gallerie d'arte e le case d'asta, coloro i quali conservano commerciano opere d'arte o agiscono da intermediari, gli operatori professionali in oro, i mediatori immobiliari, le attività di custodia e trasporto denaro contante o titoli, valori, i mediatori civili, le attività di recupero stragiudiziale dei crediti e i prestatori di servizio di valuta virtuale e portafoglio digitale. Tra i prestatori di servizi di gioco troviamo quelli online, su rete fisica e gestori di case da gioco. Ci sono poi altri soggetti obbligati che sono soltanto obbligati appunto all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette o alle comunicazioni oggettive. Per adesso le comunicazioni oggettive sono state, grazie a un provvedimento di Banca Italia, sono a carico soltanto di banche, poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Quando l'UIF, l'unità di informazione finanziaria, che è l'ente antiriciclaggio in Italia, emanerà direttive sulle comunicazioni oggettive da parte degli altri soggetti obbligati, queste verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Comunque ad oggi i soggetti obbligati alle sole segnalazioni e alle comunicazioni oggettive sono le società di gestione, quindi gli strumenti finanziari, dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni e strumenti finanziari. Passiamo adesso
vedere chi sono le autorità preposte al controllo e chi sono le autorità di vigilanza sulla normativa antiriciclaggio. L'UIF è l'unità di informazione finanziaria, è un organismo indipendente presso la Banca d'Italia che nasce nel 2008 prendendo il posto dell'ex ufficio italiano Cambi. È l'ente antiriciclaggio, come dicevo prima, italiano, e quindi ha il compito di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette che vengono trasmesse da tutti i soggetti obbligati, compie un'analisi dei flussi finanziari per individuare e prevenire i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Può sospendere per un massimo di 5 giorni lavorativi le operazioni sospette. Naturalmente questa richiesta perviene dal soggetto obbligato, ma può anche arrivare dalle autorità preposte al controllo, quindi dal Nucleo Speciale di Polizia Volontaria della Guardia di Finanza, dalla Direzione Investigativa Antimafia, dall'autorità giudiziaria, ovvero anche su richiesta di un'altra unità di informazione finanziaria estera. L'UIF emana anche istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono essere contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, come si diceva prima. Ha il compito di emanare e aggiornare periodicamente gli indicatori di anomalia, cioè quegli indicatori che servono a ridurre il margine di incertezza durante gli obblighi di segnalazione. Può effettuare ispezioni e verifiche per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di segnalazioni, omesse segnalazioni, e può acquisire date e informazioni presso i soggetti tenuti poi alla segnalazione, in buona sostanza i soggetti obbligati. Può accertare e contestare le violazioni degli obblighi e trasmetterle anche all'autorità di vigilanza di settore. Riceve i dati statistici aggregati da parte degli intermediari di primo livello e le comunicazioni in cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, come ad esempio le segnalazioni di operazioni sospette. Si avvale anche dei contenuti dell'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe immobiliare. Ha accesso alle informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi. Il registro dei titolari effettivi verrà, stiamo aspettando l'istituzione che avverrà in via in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese, e avranno accesso naturalmente le autorità preposte al controllo, i soggetti obbligati previo pagamento dei diritti di segreteria e anche i privati cittadini. L'UIF svolge inoltre le analisi sulle anomalie su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento, sulle realtà economiche e territoriali, anche sulla base della valutazione nazionale del rischio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, e ci arriveremo tra poco. Elabora inoltre gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico-finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Se consultate il sito dell'UIF, sia gli indicatori di anomalia che gli schemi di comportamenti anomali sono facilmente consultabili e scaricabili, sono utili durante l'espletamento degli obblighi di collaborazione attiva. Come altra autorità di vigilanza troviamo il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero è responsabile intanto delle politiche di prevenzione, quindi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Promuove la collaborazione tra le autorità di vigilanza di settore, tra le autorità preposte al controllo, quindi DIA, GDF, tra gli organismi interessati, tra i soggetti pubblici e privati, tenendo conto degli standard internazionali, dell'analisi nazionale dei rischi del Comitato di Sicurezza Finanziaria e anche delle valutazioni che vengono effettuate dalla Commissione Europea. Cura i rapporti con le istituzioni europee e con gli altri organismi internazionali, cioè con coloro i quali sono deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione. Può effettuare ispezione presso i soggetti obbligati per acquisire ulteriori elementi utili, che saranno poi utili allo svolgimento dei procedimenti che rientrano nelle proprie competenze istituzionali. E la direzione quinta, la prevenzione dei reati finanziari, si occupa appunto della prevenzione del riciclaggio, degli illeciti valutari, dell'usura, del finanziamento del terrorismo e gestisce il fondo per la prevenzione dell'usura. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è un ente che è stato istituito in seno al MEF, ha il compito di elaborare le strategie di prevenzione, coordina le misure di contenimento del rischio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle autorità di vigilanza di settore, della stessa UIF, della DIA e della Guardia di Finanza.
ha il compito inoltre di identificare, analizzare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il cosiddetto risk assessment nazionale. La valutazione del rischio, della valutazione del rischio a livello europeo, nazionale e a livello dei soggetti obbligati, ne parleremo poi nel secondo modulo, quindi martedì prossimo. Il CSS inoltre propone al Ministero, propone al MEF l'esenzione di alcuni soggetti dall'osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Formula pareri e proposte e fornisce consulenza allo stesso MEF in materia di prevenzione e propone al Ministero, al Ministro dell'Economia e delle Finanze le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche, giuridiche o gruppi che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo. Tra le autorità di vigilanza ritroviamo anche la Direzione Nazionale Antimafia, che riceve da lui i dati relativi alle operazioni sospette e i dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, quindi quando si ha a che fare con attività di criminalità organizzata. Riceve dall'Agenzia dalle Dogane i dati e le informazioni necessarie all'individuazione di possibili legami di flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti. Può richiedere all'UIF l'analisi dei flussi finanziari o l'analisi e studi su singole anomalie. Può accedere naturalmente al registro dei titolari effettivi, fornisce al Comitato di Sicurezza Finanziaria i dati che in suo possesso, che sono utili poi all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi. Può richiedere alle autorità di vigilanza qualsiasi informazione che sia utile nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni. La Direzione Investigativa Antimafia invece svolge l'approfondimento investigativo delle segnalazioni che attengono alla criminalità organizzata. Può accertare e contestare e quindi trasmettere alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Può consultare l'archivio dei rapporti finanziari, dell'anagrafe tributaria immobiliare e naturalmente, in qualità di autorità preposta al controllo, ha accesso al registro dei titolari effettivi. La Guardia di Finanza, ultima ma non meno importante, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati che non sono vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, quindi ha una competenza esclusiva, ad esempio per i professionisti del ramo giuridico-contabile, la Guardia di Finanza ha una competenza esclusiva, ma può avere anche una competenza concorrente con le altre autorità preposte al controllo. Definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione sia del profilo di rischio che della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati. Naturalmente, effettua l'ispezione dei controlli, svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF dai soggetti obbligati e dalla UIF alla Guardia di Finanza. Può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria e al registro dei titolari effettivi. Proseguendo con il webinar, abbiamo anche le pubbliche amministrazioni che sono interessate alla normativa antiriciclaggio, ma solo per quanto riguarda le comunicazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette. Le pubbliche amministrazioni sono competenti allo svolgimento dei compiti di amministrazione e controllo nell'ambito di tutti quei procedimenti che sono finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, oppure nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, oppure quei procedimenti di concessione e derogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. Quindi anche le pubbliche amministrazioni devono valutare l'esposizione a rischio e devono indicare le misure necessarie per gestirlo e mitigarlo. Hanno l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette, anomale, all'unità di informazione finanziaria. Per quanto riguarda le autorità di vigilanza di settore, naturalmente abbiamo Banca Italia, Consob e IVASS, quindi intermediari di primo livello e di secondo livello, Banca Italia Consob e IVASS per gli intermediari assicurativi. Queste autorità di vigilanza di settore adottano nei confronti dei vigilati disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adeguata verifica. Devono verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e definire le politiche
per la valutazione antiriciclaggio, per la valutazione del rischio, qui sono esposti i soggetti vigilati. Basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione sia del profilo di rischio che delle dimensioni e della natura del soggetto vigilato. Possono effettuare anche loro ispezioni e controlli, possono convocare anche i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo dei soggetti vigilati e anche il personale degli stessi. Adottano provvedimenti in caso di gravi carenze o violazioni che riscontrano a carico dei soggetti obbligati. Vanno a erogare naturalmente nelle rispettive attribuzioni e competenze le sanzioni che sono previste per le inosservanze degli obblighi antiriciclaggio. Vediamo ora il ruolo degli organismi di autoregolamentazione, in buona sostanza degli ordini professionali. Gli ordini professionali sono stati chiamati dalla normativa antiriciclaggio quali organismi di autoregolamentazione proprio per garantire un'autonomia normativa ai propri iscritti, perché il decreto antiriciclaggio, il decreto 231, manca di quella specificità che dovrebbe caratterizzare ciascuna categoria di soggetti obbligati. Gli organismi di autoregolamentazione, quindi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato e i consulenti del lavoro, hanno il compito di integrare la normativa primaria attraverso l'elaborazione di regole tecniche in materia di procedure, metodologia di analisi e valutazione dei rischi, controlli interni, adeguate verifiche e conservazione. Ora, le regole tecniche hanno efficacia vincolante e obbligatoria, attenzione, non sono disposizione, linee guida o disposizione di moral suasion o soft law, no, proprio perché integratrici della normativa primaria hanno carattere cogente. Lo afferma anche c'è uno studio del notariato che afferma appunto che hanno carattere obbligatorio e vincolante. I primi a elaborare queste regole tecniche e a pubblicarle è stato il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato, seguito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Sono subentrate poi le regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense, adesso si attendono quelle dei consulenti del lavoro che sono al vaglio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, perché le regole tecniche prima di essere emanate devono essere approvate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Gli organismi di autoregolamentazione quindi entro il 30 maggio di ogni anno devono pubblicare, dopo che mi hanno dato comunicazione al CSF, una relazione annuale che deve contenere il numero dei decreti sanzionatori e altre misure sanzionatorie che vengono suddivisi per tipologia di infrazione che vengono adottati dall'autorità nei confronti degli iscritti, il numero di segnalazioni ricevute per il successivo inoltre all'unità di informazione finanziaria, questo proprio perché il decreto antiriciclaggio prevede che i professionisti possano trasmettere la segnalazione all'UIF per il tramite degli ordini professionali, quindi non direttamente tramite il portale Infostat UIF. Questa relazione deve anche contenere il numero e la tipologia di misure disciplinari che vengono adottate nei confronti degli iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime della normativa antiriciclaggio. Questo discorso vale anche naturalmente per gli ordini territoriali. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, abbiamo intanto il Financial Action Task Force, che sarebbe il gruppo di azione finanziaria internazionale. È stato istituito a Parigi nel 1989, durante lo svolgimento del G7. Oggi conta 37 membri, 37 stati membri e 2 organismi regionali. E il GAFI è l'organismo intergovernativo di vigilanza globale che è deputato allo sviluppo di strategie per la lotta al riciclaggio, alle armi di distruzione di massa e alla prevenzione del terrorismo. Elabora una serie di raccomandazioni e best practice che sono riconosciuti come standard a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite. Analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Naturalmente il GAFI controlla i paesi per garantire che questi standard vengano implementati.
Tra l'altro, nel 2013 il Financial Action Task Force ha definito una metodologia chiamata Mutual Evaluation, cioè una valutazione reciproca, per valutare la conformità e l'efficace attuazione delle raccomandazioni, e contiene i criteri sia per la valutazione della conformità tecnica degli assetti nazionali rispetto agli standard, sia dell'efficacia delle misure adottate. Nel 2015 è stato pubblicato il Mutual Evaluation Report del sistema antiriciclaggio italiano, e in cui si riconosce che l'Italia è caratterizzata da un robusto quadro giuridico e istituzionale e una buona comprensione dei rischi. Nel 2019 c'è stato il follow-up della Mutual Evaluation, e la valutazione ha avuto anche in questo caso esito positivo, anche alla luce delle regole introdotte per il recepimento della quarta direttiva. Abbiamo poi l'Edgemont Group, cioè l'organismo globale che riunisce tutte le unità di informazione finanziarie estere. È stato costituito nel 1995 per il supporto alle prassi operative e alla collaborazione internazionale. Ad oggi le FIO aderenti sono 150 e gestisce e sviluppa una rete protetta che viene denominata l'Edgemont Secure Web, che viene utilizzata da tutte le unità di informazione finanziarie per lo scambio delle informazioni operative. Naturalmente, a promuovere lo sviluppo delle FIO e lo scambio reciproco di informazione relativamente ai casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elabora standard e pratiche comuni. La FIO italiana è membro del gruppo Edgemont dal 1996, quindi dalla loro ufficio di Arnau Gambi, che poi è stato sostituito dal 1 gennaio 2008 dall'unità di informazione finanziaria. Abbiamo anche il comitato del Moneyval, istituito nel 1997 nell'ambito della European Committee on Crime Problems del Consiglio d'Europa, ed è l'organo che è proposto alle politiche antiriciclaggio sia nell'ambito del Consiglio sia nell'ambito dell'organo regionale del GAFI. Anche il Moneyval svolge un'attività di mutual evaluation dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, applicando gli standard appunto e la metodologia del GAFI. L'UIF partecipa all'attività del Moneyval con una propria delegazione italiana. Passiamo alla quarta direttiva antiriciclaggio. La quarta direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 90 del 2017, entrato in vigore il 4 luglio appunto del 2017, e ha portato sostanziali modifiche, come si diceva all'inizio di questo webinar, al decreto legislativo 231. Innanzitutto sono stati aboliti gli obblighi di registrazione, quindi eventuali procedimenti a carico di un soggetto che avesse violato gli obblighi di registrazione o la mancata istituzione del registro della clientela o l'archivio unico informatico sono stati cassati. Prevede la quarta direttiva, ha previsto l'istituzione di questo famoso registro dei titolari effettivi di società e trust, che verrà istituito presso una sezione speciale del registro delle imprese. Tra l'altro, apro anche in questo caso una piccola parentesi, le comunicazioni al registro delle imprese dovevano essere effettuate entro il 15 marzo, quindi entro ieri, ma perché c'era stato un parere tra l'altro favorevole, positivo da parte del garante della privacy, ma al momento questo termine slitterà a non si sa quando, forse entro la 30 di aprile. Sono previste appunto l'invio di comunicazioni oggettive, ma di queste comunicazioni deve dare istruzione l'unità di informazione finanziaria e verranno poi pubblicate in gazzetta ufficiale. C'è stato l'inserimento nelle liste delle persone politicamente esposte anche le persone politicamente esposte nazionali, le domestiche, mentre prima del ricevimento della quarta direttiva le PEP facevano riferimento alle autorità straniere. È previsto l'utilizzo di sistemi interni di segnalazione anonima delle violazioni, il cosiddetto whistleblowing, e il procedimento sanzionatorio ha subito delle modifiche, sia a vantaggio del trasgressore che a svantaggio.
Il punto di vantaggio è che è stato istituito il principio del favor rei, che normalmente in ambito amministrativo non vale, vale in ambito penale. Quindi ci si può valere della norma più favorevole e dell'abolizio criminis, quello di cui si parlava prima riguardo gli obblighi di registrazione. È stata estesa inoltre l'utilizzabilità dei dati ai fini fiscali da parte della Guardia di Finanza. Infatti, prima del recepimento della direttiva, la Guardia di Finanza poteva utilizzare direttamente il dato fiscale acquisito ai fini antiriciclaggio e quindi procedere direttamente a una contestazione di carattere fiscale solo in sede di ispezione o di controllo. Adesso, invece, anche quando sta svolgendo l'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette. Per quanto riguarda la quinta direttiva antiriciclaggio, non ha modificato sostanzialmente, non è stata incisiva a livello di modifiche come la quarta direttiva. È stato previsto, quindi è stata ampliato la categoria dei soggetti obbligati, quindi come vedete le succursali in Italia di intermediari assicurativi con sede legale e amministrazione centrale all'estero, i commercianti e gli intermediari di opere d'arte, gallerie, case d'asta, gli agenti in affari, quando sono intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro. È stato esteso l'obbligo di adeguata verifica anche per gli operatori che operano nel campo delle monete virtuali, quindi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di monete virtuali, i gestori di servizi di portafoglio digitale. Abbiamo detto prima che il registro dei titolari effettivi diverrà accessibile anche a qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta, quindi non deve essere per forza un portatore di interessi legittimi, previo pagamento dei diritti di segreteria. Ora, il registro delle persone giuridiche e delle persone giuridiche private è consentito a qualsiasi soggetto, mentre per quanto riguarda la consultazione del registro dei trust, la persona che richiede la consultazione deve essere portatore di un interesse legittimo. Sono stati ampliati i poteri della Guardia di Finanza, quindi c'è la possibilità di acquisire date e informazioni anche nei confronti dei soggetti che non sono sottoposti alla sua vigilanza. Ci dice il decreto legislativo 125 che le persone politicamente esposte devono essere considerate tali solo quando operano al di fuori della carica pubblica per conto della quale agiscono. Sono state poi ampliate le situazioni che inducono alla un'adeguata verifica rafforzata, quindi quando si eseguono operazioni o prestazioni professionali che hanno a che fare con petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali o beni immobili di importanza archeologica, storica, culturale o religiosa o di raro valore scientifico, allora l'adeguata verifica deve essere svolta in modalità rafforzata. Il decreto legge 76/2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, che è stato convertito con legge 120, è l'ultima novità. Allora, diciamo che il decreto semplificazioni riguarda queste modifiche, riguardano coloro i quali possono espletare un'adeguata verifica a distanza, quindi gli intermediari di primo livello. L'adeguata verifica a distanza, attenzione, è esclusa, al momento, ad oggi, è preclusa ai professionisti del ramo giuridico contabile. Quindi le procedure di adeguata verifica si svolgono per i professionisti come si sono sempre svolte. In ogni caso, il decreto semplificazione all'articolo 1 del decreto 231 ha eliminato, come vedete in rosso, le parole estremi del documento di identificazione. L'articolo 18, quindi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ante decreto legislativo 76, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuavano attraverso l'identificazione del cliente, la verifica della sua identità, attraverso il riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, post decreto, sulla base di documenti, date o informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente. L'articolo 19, che riguarda appunto l'adeguata verifica svolta a distanza, quindi con sistemi biometrici o di videoregistrazione, ha cambiato le parole livello massimo di sicurezza in un livello
almeno significativo di identità digitale. Io ci tengo a precisare che per quanto riguarda i professionisti non è cambiato nulla, l'adeguata verifica va svolta in modalità ordinaria, quindi in presenza del cliente va acquisita copia del documento identificativo, va fatta sottoscrivere la dichiarazione antiriciclaggio e va espletata la valutazione del rischio. Ma di questo ne parleremo nel prossimo webinar. L'ultima semplificazione cambia la parola laddove, solo laddove. Quindi la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore, richiede il riscontro della veridicità dei dati, dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione, laddove in relazione ad essi sussistono dubbi, incertezze o incongruenze. Quindi questo riscontro si deve fare laddove sussistevano i dubbi. Oggi, col decreto semplificazione, solo laddove. Io ho terminato, spero di essere stato chiaro, di non avervi tediato, so che sono argomenti questi trattati in questo primo incontro un po', passatemi il termine, pallosi, ma comunque sono necessari ai fini della comprensione delle procedure di cui poi parleremo nei prossimi incontri. Se ci sono domande io sono felice di rispondere e se mi volete scrivere il mio indirizzo email lo vedete in sovraimpressione. Vi ringrazio, passo la parola a Greta per vedere se ci sono domande. Grazie Pasquale, buonasera di nuovo a tutti. Sì, allora condivido un attimo il mio schermo nuovamente. E poi volevo farti un paio di domande che sono arrivate in chat durante il webinar. Allora, un attimo che trovo perché è stata fatta all'inizio. Ecco, allora ci chiedono, il commercialista o qualunque altro professionista può redigere schede segnaletiche e lo scrive tra virgolette sui propri clienti? Redigere schede segnaletiche. Sì. Non so a cosa facciano riferimento le schede segnaletiche. Non so se una sorta di profilazione. Sì, se vuole precisare, poi oltretutto il partecipante rimaniamo, dicevo appunto che se vuole precisare rimaniamo ovviamente in collegamento e può scrivere in questo momento. Non so se fa riferimento a una profilazione, quindi a una sorta di valutazione della rischiosità del cliente, quello si può fare benissimo. Tra l'altro è previsto proprio dalla disciplina antiriciclaggio la valutazione della rischiosità del cliente per capire con quali modalità puoi effettuare l'adeguata verifica stessa. Grazie Pasquale. Nel caso in cui ci siano poi dei chiarimenti, ci ritorniamo magari in un secondo momento. Certo. Poi ho visto che c'è un'altra domanda. Allora, ci viene chiesto, le sanzioni accertate dall'unità di informazione finanziaria vengono irrogate con decreto Ministro Finanze? Sono impugnabili al Tribunale Civile? Sì, ma poi ripeto, di questo parleremo in un incontro specifico. Comunque posso anticipare che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che è preposto all'irrogazione delle sanzioni e quindi ad emettere i decreti sanzionatori. È sempre il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi si può fare ricorso per quanto riguarda le violazioni sul trasferimento di contante e gli obblighi di comunicazione che ha il soggetto obbligato perché c'è stata una violazione del proprio cliente sul trasferimento di contanti, ci si può rivolgere, fare ricorso al tribunale del luogo dove è stata accertata la contestazione. Per tutte le altre sanzioni amministrative antiriciclaggio è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. Pasquale, io ti ringrazio. Grazie a voi, buona serata a tutti. Per la tua disponibilità. E ci vediamo poi martedì prossimo appunto con il secondo modulo e ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato all'evento di questa sera. Grazie di nuovo e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, grazie. Salve.